Ho due o tre argomenti da trattare. Ovviamente faccio sempre notare la presenza del caschetto sul banco che sta a, come dire, sottolineare le promesse non mantenute per quanto riguarda la ciclabilità, soprattutto a Milano. E io vorrei poi presentare oggi una interrogazione su una delle questioni che per quanto riguarda la zona 5, è lì e giace lì ormai da diverso tempo senza trovare la soluzione desiderata. Riguarda il continuo transito di camion che trasportano terra, macerie, cose di vario genere, che poi vengono, camion che passano in via Verro e che arrivano poi in via Cascina Belcasule e depositano tutta questa quantità di detriti non ben identificati all'interno di una ditta e si è creata nel corso del tempo una montagna enorme che a volte si abbassa, a volte si alza, però rimane lì. Ora, il problema è stato affrontato diverse volte in consiglio di zona 5. Io qui ho un elenco di almeno quattro tra istanze e interrogazioni che ho presentato io. Poi c'è stata anche una mozione approvata dal consiglio dopo una discussione in commissione, insomma, tutta una serie di iniziative con varie proposte di soluzione al problema che però non hanno purtroppo fino ad oggi visto nulla di concreto di realizzato. Quindi tante proposte, tante richieste, però nulla è stato fatto. C'è però una questione che rimane in sospeso, che ponevo nella prima interrogazione, cioè di chiedere un'analisi del tipo di macerie che vengono depositate in quel luogo. Quindi, visto che in tutti questi anni stiamo parlando di una questione che è nata nel 2005 e dal 2005 è arrivata fino ad oggi, ne approfitto per fare un'interrogazione per chiedere alla Polizia Provinciale di andare sul posto e fare delle verifiche per essere sicuri che non si tratti di un materiale che ha in qualche modo, come dire, qualche inconveniente per la salute dei cittadini. La seconda cosa è la mozione che avevo già annunciato nella commissione che si è svolta durante la settimana e che va ancora un attimino perfezionata, però, come dire, la annuncio ufficialmente in consiglio. Si tratta di una proposta che spero, una volta votata dal Consiglio provinciale, venga rivolta ai vari comuni affinché prevedano una quota di edilizia residenziale pubblica in ogni quartiere di nuova edificazione o anche in ogni stabile di nuova edificazione. Questo per risolvere quell'annoso problema di come dire, enorme differenza tra quelle che sono le richieste dei cittadini che hanno bisogno di una casa e non riescono a permettersela né sul mercato privato né in quello dell'edilizia convenzionata e cercare quindi di far ripartire un tipo di edilizia anche di questo tipo senza però commettere l'errore che è stato commesso in passato, cioè di creare quartieri ghetto. Ci vuole un mix sociale e questa mi pare una prospettiva positiva. Colgo anche l'occasione per rinnovare la richiesta che ho già fatto ormai da diverso tempo e che però non ho visto realizzata, cioè la commissione, sia la commissione sicurezza in quanto di competenza della Polizia Provinciale, sia la commissione lavoro sulla questione della CCM, visto che adesso c'è anche la questione, diciamo, dei lavoratori che si trovano in difficoltà dopo il sequestro dell'area. Quindi rinnovo la richiesta di queste due commissioni, vedano poi i presidenti di commissione se farla in modo singolo o in modo congiunto, come ritengono più opportuno. Ecco, torno anche su un'altra questione che già avevo accennato un paio di consigli fa, cioè sul fatto che la rassegna stampa, quella che è all'interno dell'area intranet, sembra un po' sbilanciata. Lo è sempre di più, tanto è vero che se l'altra volta era tra i criteri di ricerca la voce PDL, adesso è proprio uno dei titoli, dei capitoli evidenziati. Questo mi pare abbastanza, come dire, sconcertante, visto che la rassegna stampa deve essere
come dire, un qualcosa di utile a tutti i gruppi e non solo al gruppo maggiore della maggioranza. Sui fatti di Via Padova, e poi concludo, io dico dovremmo fare evitare, diciamo, strumentalizzazioni politiche e cercare di fare un ragionamento senza discorsi di parte, ma cercando di affrontare con serietà il problema. E affrontarlo con serietà, secondo me, vuol dire affrontare due punti nodali: evitare che si creino dei ghetti all'interno di Milano in cui vi siano delle particolari concentrazioni di popolazioni che poi vanno a, come dire, costruire un sistema chiuso verso l'esterno e che non rispetta le leggi del nostro paese. L'altro aspetto molto importante è quello di lavorare sull'integrazione, che è mancato in tutti questi anni. Io concludo, grazie. Grazie.